Oggi sono qua con un video challenge in cui mi ha taggato la diva del tubo. Io guardo tutti i suoi video, magari ne commento due o tre, ma li guardo tutti. E lui tranquillo che guardavo i suoi video e sento taggo Sara Diva e Sara Makeup. Io così. Non me l'aspettavo proprio, quindi la ringrazio tanto. Io la stimo molto, quindi sono super iper felice. E niente, sono qua con questo video challenge che praticamente bisogna fare cose in cui tu sai di essere negata. Quindi bella merda che verrà fuori. Io li ho già registrati tutte e due perché ho scelto invece di farne uno di fare due cose. Perché sono cose insomma che mi sono venute, forse una un po' più lunga, una molto corta, perché ho detto veramente poco, mi sono concentrata tanto. E quindi niente, per fare doppio divertimento ho messo due cose. Insomma, spero che vi piaccia, spero che vi faccia divertire, che vi faccia ridere come io ho riso guardando il video della diva del tubo. La prima cosa che io non so fare assolutamente è stirare. So stirare alcuni capi anche se mia mamma dice di no. Però la cosa che mi ha dato mia mamma da stirare è una camicia di mio fratello. Non vi dico la merda che è venuta fuori. Vici mi faceva da cameraman e mamma mi dava dei consigli su come stirarla. Seconda cosa in cui io sono totalmente negata è il disegno, che però a quanto pare, insomma, vabbè, lo vedrete poi alla fine. E qui mi ha dato invece dei consigli Vice, anche se poi ho copiato semplicemente un'immagine di Slash. Vi faccio vedere l'immagine adesso perché nel video non si vedeva ed è, upsì, questa qua del mio cagnone che è lì che supervisionava il compito che stavo facendo su di lui. E niente, buona visione, un bacio. Allora, mi imbarazzo, non voi due davanti, ok? C'è Vici che mi fa da cameraman e la mamma che fa da suggeritrice perché non so fare niente. Quindi, la prima cosa che non so fare, che non sono in grado di fare per un cazzo di niente, è stirare le camicie. Le altre cose le so stirare più o meno, sì o no? No, mamma, dai, per i pantaloni ci arrivavo. Da piccola mi faceva stirare gli asciugamani, sono brava. Gli asciugamani. Anche Grandissima difficoltà, gli asciugamani. Anche i jeans so stirare. Beh, allora dopo ti do un jeans anche da Non posso, abbiamo stirare, poco via. tempo. Comunque, cosa di comunque la camicia è difficile per tutti da Sì. stirare. Quindi super mega iper difficoltà. Questa qua è la camicia di papà. No, è di Luca. Di Luca. Si vede, infatti è lercia. Ma infatti è da buttare via, te l'ho data apposta perché se me la rovini non mi interessa. Gentile. Ok, quindi adesso la mamma ci darà due o tre informazioni su come farlo perché io non so neanche dove iniziare. Ma è già pronto Il ferro è pronto. Ok. Si comincia con lo stirare il colletto, prima sul rovescio, poi sul dritto. Cosa ridi? Non si tiene così. Come? La devi girare la camicia, devi tenere il colletto in orizzontale rispetto a te. Esatto. E qual è il dritto e il rovescio? Quello è il rovescio. Avanti! E basta, devo far così e basta? Sì, ci dai una passatina. Mi sputtanerò, se lo vede la nonna mi ammazza. Guarda che manualità. Ah no, anche di sinistra. Ma da una parte e poi dall'altra. Come si fa? No. Lo infili nella punta dell'asse da stiro. Ma che coglione. Dice, Aspetta un attimo che non si tu vede niente. porterai t-shirt e magliette tutta la vita, vero? È finito. Asciugamani, mi faccio vestire di asciugamani. Stronza. Come gli antichi romani, un lenzuolo e te lo leghi su una. Guarda che sembra quasi che sei capace a vedere così. Davvero? Sì. Adesso tutta la manica, quindi stendi la manica sull'asse, stendi la manica sull'asse da stiro in posizione orizzontale. Sarebbe meglio farla dall'altra parte. Ribaltala. Ecco, verso di te, così. Sono gelati i coglioni. Ma devo fare il rovescio di nuovo? Non è il rovescio, è l'altra parte della manica. Le maniche hanno due lati, Ma io lo porto alla lava secca. Sì, mi sembra di aver capito qualcosa del Non genere. basta, facciamo veloce, mi sono. Ah!
vedere com'è venuta? Fai vedere per bene dietro questo. Così. Si spera che uno metta la camicia dentro i pantaloni. Sì. Perché in fondo non è il massimo. Guarda lì. Guarda qua che bello. Meraviglioso. Decisamente. Qua. Non sei licenziato. Non l'hai mai fatto, ma non lo sai fare. Vieni qua. La perfezione. Se sentite il rumore, Barbara D'Urso che parla. Bene. Seconda cosa che non so fare, come ho detto nell'intro, è disegnare. Controsenso, siccome ho un ragazzo che sa disegnare anche una lucertola. Non girare gli occhi, mi sta riprendendo adesso. Per questa challenge proveremo a fare due inquadrature, quella dal mio cellulare, l'S5, una che sia tutto sto, e quella della mia videocamera sul foglio, quindi speriamo che venga bene. Comunque, mi sono presa come ispirazione la cosa più difficile in assoluto, cioè disegnare un cane. Slash. Quindi dice mi darà dei consigli, ma insomma. Chi mi segue su Instagram sa che l'unico disegno decente che ho fatto è una carotina. Ero molto brava in disegno tecnico, ma non in disegno così. Quindi poi ho tutte le mie matitine, ma tutti gli stabilo, ma non penso mi serviranno a niente, siccome sono una ciofeca. Iniziamo. Cosa devo fare? Quale parte, da che parte inizio? Quello dipende da te, Sara. Cioè io per esempio comincio sempre dagli occhi o dal naso. Però non so come ti trovi tu. Non sono buona. Allora, partendo dal fatto che non so neanche disegnare una lucertola io, a contare di Vice che sa disegnare anche, non so, il cosmo. Mi dispiace, slash, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Sto provando a disegnare i contorni, ma... Oddio che merda. Sembra un aborto. La parte del labbro nel fondo. Facciamo i rotoli di ciccia. Qua l'orecchio. Ah, l'orecchio così. Ok. Ridere. Qua ha quanti puntini. Le pezzette. Non so quanti sono andando dopo. In teoria avevo anche l'altro occhio, non l'ho fatto, ho sentito un braccetto, un grande, mi sono fatti gli occhi dei cani, probabile che ci sia una pupilla nera. Dai, Sara, vai. Alza il foglio più avanti, così. Lascia una padroncina di merda. Allora, qua c'ha quei ricciolini, tutte delle orecchie, c'era tutte strane. Tutta una cosa così. Faccio contorni in nero. Ecco. L'ho finito, non lo sto a colorare. No. Guarda il naso. Non sono buona. Sono troppo buona. Non disegni mai. Non disegno mai. Io disegnavo in prima e seconda. Però sembrava disegnare due roba. Anni fa. Qua, tre. Tre. E disegnavo solo loghi. Facevo grafico pubblicitario. I loghi li so disegnare. Sta roba no. Aspetta che tolgo la matita, perché lo per darsi a terra che si deve vedere bene, no? Ti insegno la matita. Mi tengo inquadrata? No. È la cosa più bella che ci sia in assoluto. Guarda se non sono uguali. Ma non è vero, per una che non sa disegnare non fa schifo. E sono 4 anni che non disegni, tra. Fa caccare il cazzo della merda della minchia. Non è vero, dovevi fare il punto luce nell'occhio, sembra una cosa
No, comunque ti giuro, pensavo una cosa peggiore. Anch'io. Non devo metterlo. Sì. Devi metterlo. Vabbè. Niente, questo era il video challenge. Io spero che vi siate divertiti. Alla fine, tutto sommato, il disegno non è venuto nemmeno male. La camicia è una merda. Il disegno neanche tanto male. C'è Vice che mi fa le smorfie. Vaffanculo, non lo chiamerò mai più a girare un video con me. E quindi niente, il disegno non è venuto neanche tanto male per una che proprio neanche la matita sa tenere in mano. Oddio, fa un po' impressione, eh. Ha l'occhio un po' tipo fisso della serie. Sono inquietante. Però vabbè, quindi io ci ho provato, non l'ho colorato, ho fatto solamente uno schizzo e questa è la merda che è uscita fuori. Non sono capace, so disegnare i loghi ma non il resto. E niente, io spero che vi siate divertiti e taggo 3 persone. Poi in generale taggo chiunque veda questo video è taggato, perché io mi sono divertita tantissimo a fare queste cose, invece di fare le cose in cui io sono capace, far vedere nei video le cose in cui sono capace, è stato bello per una volta far vedere le cose in cui io sono totalmente negata. E niente, quindi taggo 3 persone. Il primo è Vice. No, sti cassi la merda. Perché durante il video, mentre io stiravo la camicia, lui diceva: io sono capace a stirare bene, ti voglio vedere a te. Quindi sceglieremo insieme una cosa da fare. E prossimamente lo farà, anche perché il suo canale è in stallo da aprile più o meno. E stiamo tornando più carichi che prima. Aspettatevi altri video nuovi. Dopo lo stage, dopo 3 settimane di stage, torneremo carichissimi. Secondo canale che taggo è il canale della mia migliore amica Arin, perché voglio vedere come se la caverà, siccome ho aperto un canale da poco, voglio vedere. E la terza, ultima ma non meno importante, l'altra migliore amica, Ari, tra Ari e Ari non si capisce più niente, l'altra migliore amica è Lari, quindi voglio vedere anche lei come se la caverà e spero di non aver fatto solamente io la figura di merda. E niente, vi mando un grosso bacione, Exo Aliens, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!